È chiaro che c'è da fare, tutti sappiamo che la squadra ha bisogno di alcuni elementi, di alcuni uomini, tra virgolette, chiave, perché insomma le partite, non lo scopro certo io, insomma, gli attaccanti ci vogliono, per cui tutti sappiamo che la squadra va completata soprattutto in attacco. È chiaro che quando sei di qua hai tutti gli occhi addosso, qualsiasi cosa dici comunque. Qualcosa crei in chi ti ascolta, per cui da questo punto di vista mi è sempre piaciuto instaurare qualcosa con la squadra. Mi auguro di farlo anche con loro. Una cosa che gli ho detto, che non ho segreti, è che di sicuro avrebbero visto tutti i miei difetti, perché questo era per fargli capire che io sarò me stesso, con pregi e difetti. E quindi una cosa che mi piacerà fare con loro è appunto avere un bel dialogo, perché chiaramente. Non è che passando da una poltrona all'altra io cambio, è normale che io devo essere sempre me stesso. È chiaro che il mio ruolo comunque mi impone di fare scelte, di fare valutazioni, perché quello comunque è il mio ruolo. Ma comunque non sto naturandomi, perché diventando un'altra persona poi andrei in difficoltà. Io ho chiesto chiaramente alcune caratteristiche di alcuni giocatori, però chiaramente le scelte poi le farà la società in base all'occasione che magari può capitare, eccetera. Quindi problemi da questo punto di vista non ne ho. Ma insomma, intanto mi auguro di ottenere gli stessi risultati di Mister Pillone, che sono stati ottimi. Rispetto al Mister, magari vorrei giocare un po' più col pallone, mi piacerebbe avere un po' più il dominio del gioco. Però per far sì che questo avvenga ci vogliono comunque i giocatori adatti. Per questo, quando parlavamo anche inizialmente di avere giocatori di qualità, mi riferivo appunto a questo: per avere un pochettino di possesso palla, diciamo di dominio del gioco, se così si può dire. Ci vuole un giocatore di qualità. Beh, l'abbondanza chiaramente c'è, Brugman è il capitano, per cui in questo momento non possiamo parlare di quello che non succede. Tranquillo, motivato. Sì, Gas, beh, Gas appunto rientra fra quelli con cui ho giocato, per cui è un ragazzo eccezionale, è il capitano della squadra, per cui non si discute. È chiaro, se dovesse andare via poi parleremo di qualcos'altro, ma in questo momento il problema non si pone. Possiamo dire che l'obiettivo a Pescara saranno i playoff, oppure no? In questo momento direi di no, perché chiaramente gli uomini per poter fare questo, per centrare questo obiettivo non ci sono, quindi aspettiamo la fine del mercato per avere un'idea più precisa della situazione. Poi, come dicevo prima, parlare di cose così grandi non mi interessa nemmeno, ma non sarei nemmeno vero. Quindi per me veramente le squadre forti si salvano intanto, velocemente, poi pensano a qualcos'altro, quindi vediamo di salvarci velocemente, altrimenti sarà veramente difficile, insomma.